Benvenuti, oggi siamo con due allievi di Alberto Colla, quindi Gianluca Cascioli e Lorenzo Fronti, e riprendiamo insieme il discorso sulla Concinitas, un metodo, una tecnica compositiva ideata appunto da Alberto Colla. E prima di cedere la parola a Cascioli e a Fronti, ricordo a tutti che ci sono dei video introduttivi che abbiamo registrato nei giorni precedenti e che trovate sempre all'interno di questa playlist e consiglio quindi di riguardarli prima di procedere. Bene, direi quindi che possiamo entrare direttamente nel vivo del discorso. Io quindi cedo la parola agli allievi del maestro Colla che, se non sbaglio, oggi iniziamo proprio ad affrontare direttamente la Concinitas vera e propria, giusto? Sì, è proprio l'argomento che vogliamo trattare oggi, però come si diceva una volta, per coloro che si fossero posti in ascolto soltanto adesso non capiranno niente se non hanno visto i video precedenti. Quindi, come dicevi tu, consiglio di rivederli perché alcuni concetti sono importanti, che sono le simmetrie armoniche. I quadrati magici e poi il sistema di lupi, che è assolutamente la base su cui si fonda, la Concinitas. Adesso magari facciamo un brevissimo ripasso delle parti importanti di lupi per poter vedere come si costruisce, almeno le fondamenta della Concinitas. Non è che sia importante sapere tutto il sistema di lupi, ma almeno i suoi presupposti iniziali sono fondamentali perché poi su quelli, si basa la Concinitas. Allora, condivido il mio schermo e partiamo. Allora, questo è un testo che ho preparato io, ma è in inglese, ma lo usiamo lo stesso perché è comunque basato su il testo di Alberto Colla. Trattato di armonia moderna e contemporanea. Nel secondo volume Alberto Colla parla proprio del suo sistema Concinitas. Lo fa alla fine perché, dei due volumi perché in realtà è un sistema di sistemi, perché dentro la Concinitas è possibile utilizzare anche sistemi di altri compositori. Questo aspetto sarà più difficile che riusciamo a trattarlo perché implicherebbe la spiegazione di tutti i sistemi degli altri autori prima, per poter vedere come utilizzarli poi all'interno, però magari si può esemplificare qualcosa. Dunque, l'aspetto più interessante del sistema di Alberto Colla è che c'è una riconciliazione o comunque un'interazione forte tra simmetrie armoniche e armonici naturali, e quindi vuol anche dire simmetrie, mondo temperato, equabile, e armoniche, mondo dell'intonazione naturale. E le due cose che generalmente sono sempre esistite in forma separata vengono riconciliate in una maniera davvero molto molto interessante, ed è un sistema che per i compositori è veramente una cosa fantastica. E quindi d'altronde questi nostri video possono sicuramente essere compresi anche da esecutori di buona volontà che vogliono capire, però veramente per i compositori è un sistema che è veramente una manna perché ci dà una serie di possibilità, a mio avviso, molto molto ampie. Allora, un breve ripasso: l'armonia di gravitazione di lupi aveva questo postulato, cercare una relazione logica graduale tra una serie armonica che noi definiamo come la nostra casa, la nostra tonalità base, e poi altre serie armoniche. E Lupi cosa faceva? Decideva di andare a cercare la nota della nostra tonalità di partenza, sempre naturalmente dico tonalità, ma lui diceva alone, alone, perché parliamo di armoniche. In questo caso, partendo da Do, siamo nelle armoniche di Do, che è la nostra, tra virgolette, tonalità.
la nostra fondamentale è Do, e lui dice andiamo a cercare il Do nelle altre serie armoniche, e riesce a trovare il Do con un allontanamento progressivo, cioè prima come terza parziale, poi come quinta parziale, poi come settima, poi come nona, e quindi le ritroverà nelle fondamentali di Do, Fa, La bemolle, Re e Si bemolle. E quindi questo l'abbiamo già visto, e abbiamo già visto come da questo si genera poi un sistema solare di questo tipo. Quindi si vede il Do al centro con i suoi armonici Sol, Mi, Si bemolle, Re, che sono indicati dalle linee tratteggiate, e poi si vedono le fondamentali di gravitazione, che appunto erano quelle che ho appena detto: Do, Fa, La bemolle, Re, Si bemolle, quindi primo grado di gravitazione Fa, questo, poi La bemolle qua, Re e Si bemolle. All'interno di questi avremo, di questi pianeti, un altro sistema solare, scusate, un altro sistema solare che ha altri pianetini che vi ruotano attorno, con gli stessi identici rapporti. Quindi Fa avrà Si bemolle, Re bemolle, Sol, Mi bemolle, eccetera, così per tutti quanti i pianeti. Questo tipo di struttura frattale praticamente, no? Dove il piccolo è riportato anche il micro nel macro praticamente. Poi abbiamo visto come Alberto Colla, non Lupi, ma Alberto Colla si è accorto che questo tipo di struttura, questa che si vede nella prima pagina, omettendo gli armonici pari, che non sono altro che ripetizioni delle armoniche precedenti, otteniamo alla fine questo, che è un quadrato magico. Ecco, questo più o meno è il discorso su Lupi. Adesso possiamo partire con la concinitas. Alberto Colla naturalmente dice: ma perché dobbiamo fermarci alla gravitazione di Si bemolle, Do, Fa, La bemolle, Re, Si bemolle? Se andassimo a considerare armoniche anche più alte, potremmo avere altre fondamentali di gravitazione. Allora, Alberto Colla prende le armoniche dalla prima alla 27, che si vedono qui in alto. Le note nere sono le note nuove che appaiono per la prima volta. Le note bianche sono note già apparse. Omettendo tutte le armoniche pari, quindi note già apparse, ma omettendo anche le parziali 23 e 25, che sono apparse però con una differente altezza in armonica precedentemente, quindi con una intonazione microtonale differente, ma sostanzialmente sono quelle note che già sono apparse. Ecco, facendo questa procedura e quindi prendendo in sostanza le note nere che vediamo qua, otteniamo due esacordi complementari, cioè tutte le 12 note, Do, Sol, Mi, Si bemolle, Re, Fa diesis, e poi l'altro esacordo, La bemolle, Si, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, La. Sì, come vediamo indicato, chiaramente le prime sei sono l'undicesima eccedente di dominante, quindi un accordo in realtà usatissimo. Qui Ravel particolarmente interessato a questo aggregato, ma ovviamente poi si estende a tutta la storia, a tutti gli stili musicali, insomma, un accordo anche nel jazz molto, molto impiegato. Con la scala che nel jazz si chiamerebbe Lydian Dominant, e poi l'accordo mistico di Scriabin del Prometeo, che è interpretabile appunto come le rimanenti armoniche di un accordo di dominante che non ha le precedenti sei esplicitamente incluse, e quindi Yes. dalla tredicesima alla ventisettesima. Quindi una ventisettesima di dominante Esatto. senza le prime. Quindi si parla di esacordo Ravel nel primo caso perché diciamo che Ravel è stato
stato il primo nel quartetto d'archi del 1903 a utilizzare questo accordo in una maniera un po' più insistente e senza la risoluzione dell'undicesima eccedente, perché questo accordo ovviamente compare nel romanticismo, anzi piaceva molto nel romanticismo tedesco, però generalmente si tendeva sempre a dare una risoluzione a questo fa diesis, no? Che risolveva sul sol. Ad ogni modo, bello è vedere come la storia della musica non è altro che un salire delle armoniche. Se noi vediamo Sì, le già parziali, Casella ne parlava. sì, se noi guardiamo le parziali prima e seconda e pensiamo ai primi canti gregoriani che si potevano fare maschi e femmine, quindi in ottava. Poi dopo è nato il procedere per quinte e per quarte con gli organa. Poi si è aggiunta, sono fatti degli organa con la terza, il gimel, poi il falso bordone, si è formata la triade, poi dopo sono cominciati a nascere i rapporti tonali, a questo punto è nata la settima, perché la settima è proprio quello che rende l'accordo, tra virgolette, armonicamente instabile, che necessita di una risoluzione. È il tritono. Poi la nona sicuramente è arrivata dopo, e poi l'undicesima con Ravel in maniera più definitiva, e poi Scriabin in un botto solo ha completato tutte le altre armoniche. E poi naturalmente dopo questo tutti gli interessi che la musica contemporanea recente ha avuto sul microtonalismo, da Wisniewski, Abba, fino ai compositori spettralisti, come per esempio tra i viventi Georg Friedrich Haas, che si occupa soprattutto di musica microtonale. E quindi un po' tutta la storia della musica è come un'ascesa, dalla nota più grave delle armoniche, sino salendo sempre più. O così sembra essere, insomma. Procedendo quindi. Abbiamo le nostre 27 parziali che sono appunto qui elencate: Do, Sol, Mi, Si bemolle, Re, Fa diesis, primo esacordo, La bemolle, Si, Re bemolle, Mi bemolle, Fa, La, secondo esacordo, quello diciamo di Scriabin. Ricordiamo che questi due esacordi sono complementari fra loro e che il primo, Ravel, è detto esacordo 79, il secondo è l'esacordo 68. Rivedere naturalmente tutto il discorso fatto sulla classificazione esacordale che abbiamo fatto nei video precedenti. Queste parziali ci daranno ovviamente la prima riga orizzontale di un quadrato magico 12x12 che sta alla base dell'armonia orbitale, che era il primo nome che Alberto aveva dato alla concinnitas, ed è una sorta di gravitazione di lupi Estesa. espansa, perché lupi si ferma Do, Sol, Mi, Si bemolle, Re, si ferma qua e ottiene un quadrato praticamente 5x5. Colla, va avanti e fa tutte le 12 note e quindi avrà 12 trasposizioni di questo insieme. Qui in alto indicate le parziali, prima, terza, quinta, settima, nona, undicesima, tredicesima, quindicesima, bla bla bla, eccetera. E qui diciamo così, le deviazioni microtonali dal sistema equabile temperato, più 2 cent, meno 14 cent per la terza naturale, meno 31 per la settima, più 4 per la nona, meno 49 per l'undicesimo armonico, eccetera, eccetera, eccetera. Se utilizziamo questo quadrato, possiamo usarlo in maniera temperata, quindi in maniera approssimata al temperamento equabile, e sarà una cosa. E in questo caso vedremo anche che abbiamo questi due quadrati, questo in alto a sinistra e questo in basso a destra, che sono due quadrati magici perché hanno la diagonale, mentre questi altri due in alto a destra e in basso a sinistra non sono magici perché non hanno diagonale tra di loro. Però è possibile utilizzare questi quattro quadrati, oppure insiemi anche più grandi dell'esacordo, ovviamente, o più piccoli, lavorare su sottoinsiemi. Nel caso però si usi questo quadrato in maniera naturale, naturalmente cosa accadrà? Che essendo qui il Do fondamentale avrà 0 cent, essendo qui Do quinta, cioè no quinta, te terzo armonico, della fondamentale fa avrà più 200. Qui invece appare come
come quinto armonico e quindi avrà meno 14. Quindi questo qui, se noi teniamo le fondamentali temperate, giusto? Se teniamo le fondamentali temperate, quindi abbiamo l'originale naturale, l'inversione temperata. Temperata. Cambia quindi, la diagonale. Sì, la diagonale sarà oscillante. Oscillante. Come... Se invece noi volessimo tenere la diagonale fissa, con intonazione precisa, al di là dell'ottava ovviamente, dovremmo oscillare con le fondamentali, cioè sì, prendere le fondamentali naturali, sì, inverse. Sì, e quindi, per esempio, di quello che dici tu, Do, Sol più 2, avremo Do, Fa, meno 2. Meno 2. La fondamentale sarà meno 2. E così, allo stesso modo, meno 14, mi diventerà la bemolle più 14. Più 14. In questo caso il Do centrale sarà fisso. Alberto Colla però fa notare che questa oscillazione della diagonale è un'altra similitudine, in qualche modo, con i sistemi solari, no? Ricorda molto le oscillazioni di moto tipiche delle stelle che sorreggono un sistema planetario. Il loro movimento è turbato dalle orbite e dai passaggi dei vari pianeti che ne deviano il percorso grazie al loro peso gravitazionale. Un metodo per riconoscere un sistema planetario invisibile agli strumenti ottici, cioè invisibile agli strumenti ottici, è infatti proprio quello di calcolare le fluttuazioni del movimento della stella osservata. Analogamente, la nota Do fondamentale della stella, ma punto di attrazione di tutto il sistema con la sua estensione diagonale, oscilla a seconda della posizione armonica rispetto ad ogni fondamentale dei suoi 11 pianeti. Quindi, questo lo rende in qualche modo simile a un sistema orbitale. Quindi lui non vedeva come così negativa questa cosa. Peraltro l'utilizzo, vedremo dopo magari, l'utilizzo di un quadrato temperato, così approssimato al temperamento, è possibilissimo con tutti gli strumenti. Una versione invece naturale in cui l'inversione è comunque temperata, le fondamentali di gravitazione sono temperate, ma le linee orizzontali sono intese naturali. Naturali, questo è possibile entro certi limiti con gli strumenti tradizionali, corni, trombe, tromboni, tuba, strumenti come gli archi quando suonano solo in armonici, in alcune tonalità solo, perché naturalmente le corde vuote sono un numero limitato, e a meno che non utilizziamo scordature o cose del genere. E quindi, vabbè, entro certi limiti la cosa si può fare. Quando invece andiamo nell'inversione delle fondamentali di gravitazione, che vengono anche loro fatte microtonali, come diceva prima Lorenzo, Fa più 2, La bemolle più 14, Re più 31, lì ci andiamo a mettere in un bel casino che da realizzare poi con gli strumenti è molto difficile. È molto difficile e vuol dire chiedere davvero tanto agli strumentisti. Elettronica e via. Elettronica, certo, lì è la soluzione migliore, se proprio uno ci tiene a questa cosa. Sostanzialmente qui, vabbè, è la stessa cosa, però è una versione approssimata, ecco, proprio per i problemi che ci possono essere nell'utilizzo strumentale e anche per quello che riguarda la fattibilità dei microtoni con strumentisti, persone vive che devono suonare questi intervalli microtonali così difficili, ecco, Colla ha ideato una versione approssimata dove ogni deviazione di un certo rilievo viene approssimata all'intervallo Microtonale, cioè microtonale, quartitonale, no, quartitonale più quartitonale vicino. più vicino. Quindi, per esempio, la terza, la quinta è più 2, vabbè, temperata. La terza, quinto armonico sarebbe meno 14, diventa temperata. Il meno 31 della settima diventa già calante di quarto di tono. E naturalmente l'undicesimo è già di per sé un quarto di tono, quindi in questo caso l'approssimazione è di un solo cent. E quindi qui Quindi questo diresti per non so, tutti gli strumenti che hanno delle posizioni alternative che danno con sicurezza un quarto di tono. Beh, sicurezza sì, lo potresti fare con i
pianoforti, due pianoforti a distanza di quarto di tono, oppure se c'è il pianoforte che c'aveva ABBA, che era a quarto di tono, oppure con gli archi, però ti accontenti dell'approssimazione con cui i microtoni verranno eseguiti dagli strumentisti, perché è un dato di fatto. Qui la diagonale rimane fissa, eh? La diagonale è fissa, infatti Alberto mette, come vedi, un re crescente qua e un fa diesis crescente, quindi di quarto, tutti i crescenti di quarto di tono. Qui, per esempio, il mi calante, perché questo corrisponderebbe a questo la bemolle qua crescente, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso è una diagonale fissa. Ricordiamo poi, cosa che avevamo già detto sui quadrati magici, che l'uso migliore di questi quadrati è l'uso eterofonico, una riga alla volta, oppure un sottoinsieme di una riga, procedendo mo co per movimenti a linea adiacenti, cercando di evitare il più possibile i salti. Sono ancora possibili magari alcuni salti di riga nelle prime 6 righe, perché sono le più prossime alla fondamentale, quindi potremmo considerarle le tonalità più vicine alla nostra tonica. Naturalmente parlo così, tra virgolette, naturalmente. Non parliamo di tonalità in senso rigoroso. Poi però a partire dalla settima, ottava, nona, riga, eccetera, lì ci allontaniamo talmente tanto che un ordine va mantenuto, cioè bisogna procedere in maniera assolutamente rigorosa per righe adiacenti. E ricordarsi anche che per righe adiacenti intendiamo anche la prima riga orizzontale in alto e adiacente alla riga più bassa, cioè la parte alta e bassa del quadrato sono attaccate e la parte sinistra e la parte destra sono attaccate. Quindi allo stesso modo si forma una sorta di bottiglia di Klein come questa rappresentata, un oggetto che ha una forma di questo tipo, di una ciambella, diciamo. Sì, esatto, un toro. E, eh sì. Toroidale. Poi Alberto quindi fa anche una rappresentazione grafica in forma di diagonale magica, che è questa. Ad un certo punto lui comincia a spostare le note che sono qui a sinistra, le va a mettere di qua a destra. Qui per esempio la fondamentale re bemolle viene messa di qua, qua si e fa diesis, le prime due parziali vengono messe anche di qua, e poi qui le prime tre vengono messe di qua, le prime quattro vengono messe di qua, e quindi qua si vede la diagonale, quindi ci si può muovere anche diagonalmente con un esacordo. Vabbè, qui è ovviamente la rappresentazione grafica del fatto che i lati sono connessi Sì, praticamente. qui è curioso, per esempio, per il mio interesse personale, viene fuori anche l'esacordo della scala blues, che è il 43. Quindi uno dei modi con cui si può interpretare la scala blues nella Concinitas e quindi integrare il mondo del jazz Ah con la beh, Concinitas è ci si l'utilizzo può di mettere quello che questa. si. Adesso vediamo che nella Concinitas uno può usare tutte le scale che vuole. E queste qui in alto, appunto, come faceva notare Lorenzo, sono proprio le classificazioni esacordali di tutti gli insiemi. Perché se ci spostiamo in maniera verticale, abbiamo sempre lo stesso insieme. Oppure se usiamo verticalmente il quadrato, no? Cioè prima riga verticale, seconda riga verticale, terza riga verticale, possiamo muoverci anche così, abbiamo lo stesso insieme. Ma nel caso ci muovessimo per diagonale, quindi le prime 6 note a partire dal Do, le prime 6 note a partire da questo Do, poi da questo ci spostiamo, cambiamo sempre di esacordo. E qui in alto c'è l'analisi, praticamente ci fa vedere che 79, 35, 79. 63, 43, che è quello che diceva Lorenzo, 75, 68, 30, 68, 29, 64, 69. E quando c'è questo simboletto della spiraletta, sarebbe o il 79 o il 68, cioè sono i due esacordi primari delle armoniche, quindi sta a indicare la autosimilarità, la simmetria autosimilare praticamente. Quindi l'analisi, e quindi abbiamo anche
un'analisi in questi quadrati, sappiamo esattamente che cosa andiamo a utilizzare qui verticalmente, qui è anche un'analisi verticale del quadrato, quindi abbiamo il 68, il 30, il 68, il 56, che sono ovviamente le inversioni di questi qua. E va bene, poi andiamo avanti. Sì, è curioso questo rapporto complementare e di inversione che si genera in questo quadrato. Allora, adesso il discorso invece devia verso la concinnitas, cioè concinnitas intesa come la intendeva Alberti, una sorta di ordine che descrive pro una proporzione, un bilanciamento, un equilibrio, un'eleganza, una forma d'armonia che Alberto Colla sottolinea perché il suo sistema, quello che praticamente fa, e l'abbiamo detto all'inizio, è quello di armonizzare sapientemente e molto elegantemente le armoniche naturali e le simmetrie, l'intonazione naturale e il temperamento equabile. Vediamo ad esempio come è possibile, ad esempio, utilizzare un esacordo simmetrico e usare quindi le proprietà della simmetria, ma all'interno della concinnitas. Allora, ci sono due modi. Uno è all'interno della mater concinnitas. Per mater intendiamo un quadrato che abbiamo visto prima, no? Questa è la mater di ordine primo, perché vedremo che ci sono altri ordini, ci sono cinque ordini. Allora, utilizzando solo questo quadrato, cosa potremo fare? Potremmo utilizzare una versione difettiva del quadrato 12 per 12 della mater 1 facendo così. Questo è un quadrato della mater che però è trasposta a re come tonica, infatti vedete parte re, la, fa diesis, e andiamo a utilizzare l'esacordo 65 che è simmetrico. Lo andiamo a vedere nella pagina precedente, è rappresentato in questi dodecagoni. Questo è il 65 e ne vediamo la simmetria. Il suo complementare è il 60. Anche lì, Ricordiamo che questo. sono riportati in forma primaria, quindi se uno si chiedesse come mai non sono effettivamente le note mancanti di qui e di là, è perché sono girati entrambi in forma primaria. Giusto. Se noi facessimo ruotare quello che No, vediamo a certo. destra, Giustissima troveremmo una osservazione. combinazione in cui va a completare le note che a sinistra mancano, Giusto, giusto. Sì, cioè lo sono dovremmo entrambi in forma girare primaria. in modo tale che le note Sol e La che vediamo sulla destra cadano su Re Mi che vediamo a sinistra. E quindi tutto sarebbe girato. Yes. Così, giusto per chiarire. Forma primaria, ne abbiamo già parlato nei Sì, primi video, quindi esatto. come si vede se questi video precedenti non sono visti, non si riesce a capire molti degli aspetti di questa concinnitas. E li abbiamo fatti apposta. Naturalmente sono tanti minuti da guardare, sono lunghi, ma insomma adesso ci sarà la quarantena, avete tempo e ve li guardate. Allora, dunque, qui allora noi andiamo a prendere il 65 soltanto come subset, quindi come sottoinsieme di queste nostre 12 note delle armoniche di Re. E quindi prendiamo il Re, prendiamo il La, prendiamo il Fa diesis, il Do, il Si bemolle e il Mi bemolle. E sono l'esacordo 65. In verticale Alberto seleziona anche l'altro, appunto, sempre il 65, ma in verticale praticamente. Così. Quindi lui andrà a utilizzare quello che si vede qui, insomma, nelle fasce grigie, di intersezione, si trovano le parti che lui andrà a utilizzare. Utilizzerà questa riga, poi la riga di Sol, poi la riga di La bemolle, poi la riga di Mi bemolle, poi la riga di Si e poi la riga di Fa. Così, che è dovuta all'intersezione delle note scelte qua orizzontalmente e quelle scelte verticalmente. Quindi ovviamente qua per chiarire la questione è che ovviamente avendo in ogni riga 12 note noi abbiamo tutti i sottoinsiemi possibili,
che si costruiscono con 12 note, quindi basta solo andare a pescarli in ogni riga. Facendo questo Esatto. sia in orizzontale sia in verticale, abbiamo come un sottoquadrato di 6x6 Esatto, non abbiamo mai il quadrato. giro completo 12x12, 12 modulazioni. Non sarà possibile, allora faremo un quadrato 6x6 alla fine. Questo è l'uso di questo tipo di... e lo possiamo anche vedere applicato nella sezione centrale del trio Concinnitas di Alberto Colla. Lui stesso fa l'analisi nel libro, Trattato di Armonia Moderna Contemporanea, primo esacordo, 65, originale. Qui è proprio lo stesso quadrato di prima, è proprio la stessa cosa. Qua è la prima trasposizione che abbiamo visto era sol, re, si, fa, mi bemolle, la bemolle, infatti andiamo a rivedere, e qua è sol, e qui troviamo nel violoncello la bemolle, mi bemolle, do bemolle, fa, mi bemolle, e quindi e qui poi dopo c'è una modulazione ancora. Trasposizione 5 la chiama, quindi qui saremmo nella riga questa, quella di la bemolle, mi bemolle, do, sol bemolle, fa bemolle e si doppio bemolle o la, chiamatelo come volete, e sarebbe qua. E l'interessante appunto è che Alberto usa il modo di utilizzare questo tipo di quadrato è che lui ne utilizza i sottoinsiemi che hanno un sapore forte di tonalità, quindi di triadi e cose del genere, che gli danno la possibilità di dare quasi una sensazione tonale, ma poi contemporaneamente ne fa anche un uso eterofonico, dove l'esacordo diventa una manifestazione per successione, sovrapposizione dei vari sottoinsiemi che si combinano e alla fine danno un'idea complessiva dell'eterofonia generale dell'esacordo, quindi risuona l'intero esacordo. Quindi in questo lui è molto abile, insomma, nell'utilizzo con un uso sapiente dei sottoinsiemi Eh e sì, della maniera eterofonica. alla Per esempio fine. qua è molto bello quando, per esempio, lui utilizza, non so, una triade al pianoforte, tipo sol maggiore, e qua ci sono tutte delle note che con quella triade a livello tonale non c'entrano, per esempio. Vengono addirittura separate timbricamente. Poi però, un momento dopo, troviamo l'intero esacordo bello pieno al pianoforte qua e lo vediamo tutto. Oppure, non lo so, qua c'è una cosa che somiglia tanto a una nona di la bemolle, ma c'è la nona minore al basso, quindi anche molto particolare, molto strano. Poi subito dopo invece diventa molto più tonale qua, diventa già pure una nona con la terza al basso e qui risolve la nona e qui ci troviamo in una triade di la minore, quindi ha dei momenti di estrema pulizia armonica tonale e poi dei momenti in cui tonalmente noi siamo un po' persi da quello che sta avvenendo, però è il sistema della Concinnitas che tiene insieme. Quindi lui gioca con allusioni al passato, allusioni a accordi o a loro relazioni, funzioni, cadenze, cose che possono somigliare alla tonalità e poi cose che invece non lo sono assolutamente. Sì, sempre Quindi ricordare che si sta facendo arte con questo, non scienza, quindi assolutamente, ma per quanto guarda, possiamo scientifico anche sia sentire il questo. sistema, poi è impiegato per fare arte, quindi bello e non. Evviva Dio! Allora, se siete interessati a vedere questo trio di Alberto Colla, lo trovate gratuitamente su IMSLP, il sito Petrucci. E trovate anche le parti se lo volete suonare. È tutto gratuito, non è caricato illegalmente, perché non è, questo è uno dei pochi pezzi di Alberto Colla che non sono editi da ricordi, quindi ne potete approfittare. Ce n'è un'esecuzione anche su YouTube fatta dal trio Debussy. Potremmo sentire questo passaggio proprio che ci dà un'idea della sonorità di quanto abbiamo visto, di questo passo qui. Però mi piacerebbe farvi sentire anche come suonano le modulazioni, per esempio, del quadrato della mater normale, quindi di questa mater, che abbiamo già visto, la mater 1, che è utilizzata
molto chiaramente all'inizio del quarto trio di Alberto Colla, e si sentono proprio tutte le modulazioni. Si sente che lui è in re quel trio, quindi dovete immaginare tutto trasportato qua, ecco in re. Lui utilizza in quel caso non il sottoinsieme, ma utilizza appunto l'esaccordo 79, fa la prima riga, la seconda riga, la terza riga, la quarta riga, la quinta riga, la sesta riga, poi si sposta un momentino di qua, sulla sesta riga si sposta su gamma, va sull'esaccordo 68 delle armoniche acute, e poi si rimette di nuovo giù e continua e finisce. Questo era un giro completo di quadrato fino al fortissimo c'è stato in cui ritornava a re, e questo è un giro completo di quadrato magico. Rimane molto sulla prima riga, sulla riga di re all'inizio, la stabilizza bene. Anche il primo gesto di armonici, che c'è quella specie di cascatina di armonici discendente all'inizio del violino solo, anche quella non è un mero effetto, ma è fatta sulla corda di sol, quindi è già la seconda riga praticamente del quadrato, è come fare una cadenza plagale praticamente. Poi ritorna di nuovo in re, perché tutta la prima riga è fatta sulla corda di sol, quindi lui fa suonare in re a livello proprio di note il violino, poi gli fa fare un glissato di armonici discendente, che ovviamente sulla corda di sol darà gli armonici di sol. E poi comincia il vero giro di quadrato. Nella seconda pagina, quando c'è stato quel momento di sospensione, quello è quando lui è arrivato alla sesta riga e si è spostato sulla zona delle armoniche acute, quindi sul 68 per un momento. Poi quando il violino entra con il suo ricochet, si rimette di nuovo nelle armoniche gravi e finisce le ultime righe, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e poi a un certo punto risolve su re in fortissimo, e lì siamo da capo. Questa è la sonorità del quadrato a re della mater 1, quindi della normale mater 79-68. Qui non parliamo ancora di simmetrie, ma del normale quadrato Degli semplice della armonici in ordine. tonicitas di primo ordine. Di primo ordine, esatto. Possiamo sentire adesso un secondo esempio, che è quello tratto dal quinto trio, in cui Alberto Colla utilizza l'esaccordo 65 all'interno
della mater di ordine primo con tonica re. Lui utilizza il 65 e fa le sue modulazioni, naturalmente sono solo 6, come abbiamo visto, perché l'utilizzo difettivo del quadrato provoca un numero difettivo di fondamentale di gravitazione. Allora vi faccio sentire quindi questo passo, così potete sentire anche le armonie simmetriche all'interno della cucina. Allora, questo è un esempio di come possono suonare le armonie simmetriche all'interno della Concinitas. Questo era il quinto trio, una sezione che precede la ripresa. L'esecuzione era dal vivo del trio Debussy. Questo è un primo modo di utilizzare la simmetria all'interno della mater di primo ordine. Esiste poi un secondo modo applicabile anche ad esempio al terzo ordine, ma poi lo vedremo, che è quello di costruire una matrice.